Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Anche oggi siamo qui con un nuovo episodio della serie Pillole di Amazfit e ho intenzione di farvi vedere come impostare alcuni settaggi per l'app che conta i passi, tra cui impostare il limite giornaliero di passi, rimuovere o attivare il reminder che ci dice a che punto siamo con i passi e rimuovere o attivare l'avviso di sedentarietà, quell'avviso che ogni tanto compare sullo schermo che ci invita a fare qualche passo. Prendiamo subito il nostro orologio. L'app con il nome Data Center è l'app che si occupa dei passi. Per entrare nelle impostazioni bisognerà fare prima un tap sulla schermata. Questo ci permette di entrare nel riepilogo dell'attività giornaliera. Da questa schermata bisognerà fare uno swipe dall'alto verso il basso per entrare nelle impostazioni. Non è l'unica app che ha questo gioco per entrare nelle impostazioni, non lo reputo furbo, se uno non lo sa non troverà mai questo menu. Abbiamo tre impostazioni. La prima riguarda il numero di passi. Questo è semplicemente il numero di passi che possiamo fare in una giornata come obiettivo. Nulla di particolare da dire su questa voce. Il secondo settaggio è in italiano, tra l'altro, non mi ricordo obiettivo, è quell'impostazione che ci comunica con delle notifiche a che punto siamo con il nostro obiettivo. Quindi se abbiamo settato 10.000 passi, appena al raggiungimento di 5.000 passi ci arriverà una notifica con scritto che siamo a metà del nostro obiettivo. Mentre l'ultima voce, che è tradotta malissimo nella Pacefield, che si chiama cambia allarme, nella versione inglese non mi ricordo effettivamente che nome ha, ci guardiamo subito. Sì, ha un nome molto più significativo, Move Alert, decisamente più intuitivo. Vabbè, cambia questo. Quindi con la terza impostazione, Swan, attiveremo gli avvisi di sedentarietà. Quindi ogni, penso, 2-3 ore, non mi ricordo ogni quanto tempo ci arrivi la notifica di sedentarietà. Però ci arriverà la notifica dove dirà di eseguire qualche passo, che da troppo tempo ci siamo seduti. Questo purtroppo in molte occasioni, durante riunioni o durante degli eventi, non è sempre possibile alzarsi e fare due passi per accontentare l'orologio e sentirsi vibrare pensando che fosse una notifica, ma in realtà è solo questo reminder, non è la cosa più bella del mondo. Quindi so che a molti ha dato fastidio e hanno chiesto come arrivare a questa voce. Bene, è questa, quindi mettetela su off e risolverete ogni vostro problema. Ho in programma di fare un video sulla sincronizzazione con Strava per chi ha un cellulare Android e la versione cinese, che mi è stata richiesta esplicitamente. Ho intenzione di farlo, è un video un po' più lungo, quindi mi sono permesso di spostarlo più avanti in modo da avere un po' più di tempo per organizzarmi per bene. Mentre per il video che avevo detto che avrei portato l'altra volta, ovvero dei piccoli lavoretti che devo fare sul mio computer, ho intenzione di portarlo anche quella breve, non mi distrarrà dal lavoro sull'Amazfit, perché è un lavoro che devo fare al mio computer per forza maggiore, quindi dovrò farlo per forza. E già che ci sono, ho preparato, voglio dividerlo un po' più video, farlo bene, molto chiaro. Sono cose che a qualcuno può interessare. Se vi piace mettere le mani al PC o siete solo interessati a sapere come si fanno determinate cose, penso che possa essere utile. Quindi questo video è al termine, vi invito a iscrivervi al mio canale e come al solito, se volete contattarmi potete lasciare un commento qui sotto o mi troverete sul nostro canale Telegram o sul gruppo Facebook. E per rimanere aggiornati con le mie guide vi invito a visitare il mio sito nicolasaiano.com, tutti i link saranno in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.